Il progetto Printout. La diffusione crescente di periferiche per la stampa e la scannerizzazione dei documenti digitali ha moltiplicato il numero di stampe generate ogni giorno. Dai contratti, giornali, riviste, libri, imballaggi di prodotti, interessando praticamente ogni ambito della nostra vita quotidiana. Tuttavia, questi dispositivi possono essere utilizzati anche per scopi fraudolenti. I prodotti contraffatti possono utilizzare confezioni stampate in modo tale da assomigliare alle confezioni dei prodotti originali. Possono essere prodotte copie illegali di documenti top secret. Nuove clausole contrattuali possono essere aggiunte senza preavviso. Immagini pornografiche contenenti minori possono essere distribuite tra gruppi di pedofili per sfuggire al monitoraggio della polizia su internet. Piani e rapporti legati a gruppi terroristici possono essere rinvenuti nell'abitazione di individui sospetti. Il controllo e l'identificazione dei prodotti contraffatti hanno grande importanza per scopi sanitari ed economici. Un recente rapporto della Camera di Commercio Internazionale stima un valore di 991 miliardi di dollari per il commercio di merci contraffatte e tra 4,2 e 5,4 milioni il numero di posti di lavoro persi. Pertanto, trovare un modo per autenticare i documenti stampati ha un'importanza cruciale per garantire l'affidabilità dei documenti e delle confezioni stampate con cui abbiamo a che fare ogni giorno. In quest'ambito, qual è dunque il ruolo del progetto Printout? Il progetto Printout è un progetto MCSA H2020 che ha come obiettivo lo sviluppo di software per l'analisi dei documenti stampati e in seguito scannerizzati al fine di identificare documenti e oggetti falsi e stabilire la provenienza dei documenti stampati. Per raggiungere tali obiettivi, Printout mira ad affrontare i seguenti problemi di autenticazione. Numero 1. Identificare copie illegali di documenti e oggetti stampati. Allo scopo, Printout sta studiando e indagando su specifici indizi visivi contenuti nelle copie illegali degli oggetti stampati. Il software sviluppato dal progetto sarà in grado di distinguere tra copie originali e copie illegali. Numero 2. Identificare immagini stampate generate mediante tecniche di intelligenza artificiale. Il progetto Printout sta sviluppando delle opportune tecniche per la rivelazione di immagini sintetiche generate con l'ausilio di tecniche di intelligenza artificiale, note anche come deepfake. Sebbene alcune società di social media mettano a disposizione delle tecniche per filtrare i contenuti sintetici generati, non è ancora stato fatto alcuno sforzo per ottenere lo stesso risultato una volta che le immagini sono state stampate. La stampa e la scansione di un'immagine sintetica è in grado di ingannare la totalità delle soluzioni esistenti per rilevare i falsi nelle immagini digitali, dato che gli artefatti digitali scompaiono dopo la stampa e la scansione. Numero 3. Collegare i documenti stampati alla stampante che li ha prodotti. Il progetto Printout mira anche a individuare l'origine dei documenti stampati, siano essi originali o contraffatti. Tale attività è importante anche in uno scenario di autenticazione dei documenti, poiché solo le stampate autorizzate possono generare documenti originali, come banconote, documenti ufficiali e molti altri. Numero 4. Pensare come un falsario. Il progetto Printout si propone anche di sviluppare tecniche robuste contro falsari esperti a conoscenza di possibili difetti del sistema di autenticazione. Pertanto il progetto mira a sviluppare vari attacchi al fine di rafforzare i futuri sistemi di autenticazione. Per raggiungere i propri obiettivi, il progetto Printout si avvarrà delle seguenti tecnologie. Numero 1. Visione artificiale. Il progetto utilizzerà concetti di visione artificiale per analizzare i manufatti stampati, come quelli presenti nei codici a barre 2D, dopo che sono stati acquisiti da uno smartphone o da uno scanner. I modelli matematici verranno quindi utilizzati per descrivere la struttura dei documenti stampati, sia originali che contraffatti. Numero 2. Machine Learning. Il progetto utilizzerà le tecniche di machine learning per addestrare delle reti neurali e discriminare tra documenti originali e falsi o diverse origini di documenti stampati. Numero 3. Teoria dell'informazione. Il progetto Printout utilizzerà i concetti della teoria dell'informazione per formattare le metriche, selezionare le aree di interesse stampate e anche analizzare i dati dei documenti stampati al fine di determinarne l'autenticità e l'origine. Numero 4. Teoria dei giochi. Il progetto utilizzerà concetti tratti dalla teoria dei giochi per modellare le strategie a disposizione dell'analista e del falsario, per avvicinarsi il più possibile alle situazioni tipiche del mondo reale. Numero 5. Adversarial Machine Learning. Il progetto valuterà l'efficacia degli attacchi proposti in letteratura per ingannare i sistemi di apprendimento automatico e svilupperà anche attacchi ad hoc per il problema dell'autenticazione dei documenti stampati. Il progetto Printout coinvolge tre ricercatori esperti nel campo dell'analisi forense dei documenti multimediali, con una vasta esperienza di ricerca in diversi paesi e premiati da diversi istituti di ricerca.
Lo scopo del progetto Printout è anche rendere i risultati della ricerca disponibili al grande pubblico, in special modo giovani studenti desiderosi di scoprire il reale impatto della scienza applicata alla soluzione di problemi del mondo reale. Pertanto, tutto il codice sorgente e i dati generati dalla ricerca saranno disponibili online con ulteriori tutorial che spiegheranno in maniera dettagliata i risultati della ricerca e le tecniche utilizzate per raggiungerli. Vuoi conoscere altri dettagli sul progetto Printout? Controlla il nostro sito web per seguire gli ultimi aggiornamenti. Grazie per l'attenzione.